Perfetto, ci siamo. Allora, anche Zoom, non vedo l'ora di partecipare all'esperienza online su Joiners. Di nuovo, ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti, bentornati su Joiners. Sono Giuseppe, mi occupo di esperienze online. Che cosa sono le esperienze online? Sono il nostro modo per entrare nel cuore delle aziende e farvi scoprire realtà che magari non avete mai conosciuto e che possono essere dei vostri sogni vicine alle vostre ambizioni. Nello specifico, oggi lo facciamo portando Impresa Pizzarotti qui su Joiners, quindi sono felicissimo di ospitare e di dare il benvenuto a Silvia Rotondo. Ciao Silvia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta di vedere così tanti giovani. Devo dire, ne vedo pochi perché molte telecamere sono spente, quindi Forza, forza, accendete la videocamera perché sennò mi fate fare una brutta figura con Silvia, mi No, raccomando. perché poi è bello ovviamente anche l'interazione, no? Il non verbale, no? Quindi è bello anche incontrare volti e devo dire che qualche volta lo sto riconoscendo perché è capitato di incontrare in qualche career day in giro per l'Italia, per cui è anche l'occasione di ritrovarsi, per cui ringrazio te Giuseppe e Joiners per questa bellissima iniziativa. Siamo emozionati perché è la prima volta che facciamo una diretta su una piattaforma, per cui perdonateci in anticipo qualche errore, diciamo, di interazione, ma insomma siamo qui per voi. Siamo qui per raccontare in primis la nostra impresa Pizzarotti. E lo farò con una presentazione aziendale che abbiamo voluto rendere un po' più snella, non pesante, anche un'occasione per portarvi dentro i nostri progetti. E lo faremo grazie alle testimonianze di Giada e di Gabriel che hanno aderito al Graduate Program del 2023. Quindi, quale occasione migliore per voi sentire i vostri colleghi, magari ex colleghi di università o comunque ragazzi della vostra età che da meno di un anno stanno vivendo questa stessa esperienza. Quindi ci tiriamo, facciamo un passo indietro noi e lasciamo a loro raccontare questa esperienza. E per non perdervi nel corso della presentazione, in realtà Francesca vi racconterà poi dopo le testimonianze, poi i dettagli anche operativi dell'iniziativa. Quando chiude la fase di recruitment, che cosa succederà dal momento in cui applicherete? E quindi vi teniamo agganciati fino all'ultimo per non perdervi prima. Hai detto tutto benissimo, Silvia. Tra l'altro, ragazzi, fate riferimento sia a Silvia che a Francesca per tutte le domande che possono riguardare l'ingresso in Impresa Pizzarotti, perché Silvia è a capo del People Culture Acquisition and Development, Francesca Talent Specialist, quindi chi più di loro sa che cosa significa e soprattutto come entrare in Impresa Pizzarotti, ma anche, ve lo dico sottovoce, consigli per il colloquio, magari qualcosina anche su curriculum, che cosa mettere in evidenza, quali sono le competenze chiave che cercano. Beh, io direi approfittate di questa occasione. E poi, come dicevo prima, con Gabriele Stecchi e con Giada Borioni, ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi, Field Engineer, andiamo nel A buon pomeriggio a dettaglio tutti. del vostro ruolo. Ciao ragazzi, grazie a voi per essere qui. Io Silvia torno tra un istante da te e volevo giusto ricordare ragazzi che c'è una chat a vostra disposizione, a vostra completa disposizione che tra poco inauguriamo, quindi se vi va inseritevi tutti i vostri commenti, le curiosità, dubbi che vi vengono in mente anche durante gli interventi degli speaker e non vi preoccupate perché tanto poi li recuperiamo a margine, quindi nella parte finale di questa live, a cui io, insomma, mi auguro possiate partecipare, quindi rimanere fino alla fine, perché, come dicevo prima, sarà un po' il momento più interattivo, quello più interattivo, perché no, sarà tutta interattiva la live, soltanto poi l'ultima parte, magari ancora di più. E io direi di iniziare, Silvia, prontissimi. Se sei d'accordo, prima di partire con la presentazione, facciamo partire il primo sondaggio, li incuriosiamo un po'. Assolutamente sì, arriva, eccolo qui. Vi facciamo una domanda semplicissima, e cioè vi chiediamo se conoscevate già Impresa Pizzarotti prima della nostra introduzione. Arrivano i sì, arrivano tanti Meno sì. male, mi sto. Ok, una netta maggioranza per il sì.
qualche no, ma nessun problema perché siamo qui apposta per presentarvi Impresa Pizzarotti e quindi felice siate qui. Molto, molto volentieri. Chiudo il Ottimo. sondaggio. Faccio io così. Ottimo. Così abbiamo anche i risultati, Silvia, solo per quel motivo. Eccoli qui, 72%, 28%, considerando che poi in realtà oggi siamo 61 in questo istante, poi magari qualcuno ha qualche difficoltà, comunque una percentuale abbastanza indicativa. La seconda domanda, così la utilizziamo subito e poi partiamo, prometto, con la presentazione. Esatto, per la seconda domanda vi devo condividere il mio schermo perché ci vogliamo divertire. Creando una nuvoletta di, come vogliamo chiamarle? Vogliamo chiamarle impressioni, sensazioni, pensieri. Allora, adesso vi. Aspettativa. Esatto, è bello, aspettative, mi piace ancora di più. Tra pochissimo vi sveliamo la domanda. Quello che vi chiediamo è di aprire sostanzialmente un'altra scheda sul vostro browser e di raggiungerci qui su menti.com, oppure se vi è più comodo potete anche scansionare il QR code con il vostro smartphone, magari è la cosa più facile. C'è una domanda che abbiamo preparato e che raccoglierà poi tutte le vostre risposte. Aspettiamo qualche istante. Io in basso, forse lo vedete anche voi, il numerino che aumenta? Ok, 7, 8, dai, perfetto, perfetto, ottimo. Nel frattempo 61, ottimo. E siamo in tanti, quasi la metà degli iscritti, questo è un ottimo numero. Peccato per chi non ci sta seguendo, ci dispiace per loro, mi verrebbe da dire. Vabbè. Intanto, nel frattempo, mentre aspettiamo che tutti voi, insomma, ci raggiungiate su Menti, per entrare un po' nel cuore di Impresa Pizzarotti, ci dite da dove ci state chiamando? Perché io so che Gabriele, ad esempio, non è in Italia, così ci raccontate anche un po' la vita in Impresa Pizzarotti. Gabriele, dove sei? Allora, io adesso sono in Romania, esattamente vicino a Ploiești, che è una cittadina a mezz'oretta di macchina da Bucarest. Quanti gradi ci sono lì? Giusto per capire che a Milano oggi fa freddissimo. Allora, ho il termometro qua in ufficio, adesso ci sono meno 5 gradi. Perfetto, a Milano fa caldissimo allora. Fa piacere. Qua fa abbastanza freddo ultimamente. Ada, tu dove sei? Ciao a tutti, io sono a Campomorone, vicino Genova, su un lotto del Terzo Valico. Ok, quindi sei più vicina a noi. Silvia, Francesca. Noi siamo a Parma, Ok. siamo più vicini a Milano e quindi più o meno la temperatura è quella. Tutti dislocati in posti diversi, poi ragazzi, magari ci dite anche voi da dove venite, cosa avete studiato. Ovviamente potete anche scrivercelo in chat, a noi fa solo piacere leggervi. Nel frattempo, io condivido la domanda, così poco a poco formiamo la nuvoletta. E quindi, Silvia, voi, Silvia, Francesca, introducete voi un po' l'aspettativa di cui parlavamo prima. Ma allora, questa domanda nasce dal fatto che vogliamo essere certi di creare un ambiente lavorativo più vicino alle esigenze delle nuove generazioni. Io ho 46 anni, sono in azienda da 13, ovviamente lavoro da più di 13 anni e appartengo ovviamente ad una generazione che magari si aspettava in un ambiente lavorativo cose differenti. E per noi è molto importante essere vicino alle nuove generazioni e creare un ambiente lavorativo che risponda. Per farlo abbiamo bisogno di momenti come questi, dove voi siete in un numero importante ed è utile capire se siamo in grado di dare, no? E quindi un ambiente che contenga queste bellissime parole che sto vedendo e laddove magari non siamo performanti su alcuni punti. Essere propositivi e introdurre appunto nuove iniziative che vanno in questa direzione. L'ho voluto fare prima, chiedere prima, proprio per capire se poi attraverso la nostra presentazione, che ovviamente non è esaustiva di un'azienda che ha più di 110 anni di storia, però sicuramente ad alcune cose sono certa che risponderemo. E quindi continuate pure a scrivere perché farò tesoro di questa immagine, di questa nuvoletta che si sta creando di parole importantissime e che poi, insomma, è quella che un po' è la promessa di valore che noi facciamo alle persone che decidono di entrare in Pizzarotti.
Spero, Francesca, che da meno tempo di me, che in qualche modo possa anche lei essere una testimonianza di questi valori, che non vogliamo in alcun modo disattendere. Guarda Sì, Silvia, assolutamente. perdonami Francesca, Silvia, ho fatto uno screenshot così poi ti condivido anche questa nuvoletta. Che Fantastico, grazie mille. bello Allora, intanto. se sei d'accordo, intanto che continuano Sì, certo, a lavorarsi, vai. loro ce l'hanno comunque sempre la possibilità di scrivere nel corso giusto? Sì, tanto lo spazio su Menti resta sempre aperto, quindi io posso anche interrompere la condivisione qui, la E pagina voi su Menti. potete tranquillamente continuare a popolare quella nuvoletta e ci prenderemo l'impegno di leggerla con attenzione. Allora io direi di andare verso la presentazione aziendale che avevo promesso e per l'obiettivo è lasciare poi spazio alle testimonianze e a voi alle domande, quindi sarò veloce e laddove riterrete insomma che su alcune cose ci volete ritornare ci ritorniamo in un secondo momento. Ottimo. Chiedo conferma che ci sia la condivisione Sì. a tutto schermo e direi che ci raccontiamo prima con un video. L'impresa Pizzarotti, come vedete qui, racconta oltre 110 anni di grandi opere infrastrutturali. Direi che è un video che racconta quello che siamo. Siamo un'impresa di costruzioni di grandi opere infrastrutturali in Italia e nel mondo. Pizzarotti è stata fondata nel 1910, non leggerò tutte le righe, ma è un'azienda familiare, di proprietà della famiglia Pizzarotti, tuttora di proprietà della famiglia Pizzarotti, giunta alla sua, quarta generazione. Ha avuto nel tempo vari passaggi societari, è cresciuta nel tempo da piccola azienda familiare individuale, è un'azienda che oggi è presente in tutto il mondo e nell'ottobre 2023 il CDA di Impresa Pizzarotti ha conferito le deleghe al nostro nuovo amministratore delegato Riccardo Garré. Chi siamo? Chi siamo lo raccontiamo attraverso delle parole molto importanti per noi. Noi abbiamo rivisto il nostro modello di leadership perché fosse vicino alle nuove esigenze delle nuove generazioni, ma non solo, che fosse vicino alle tematiche di innovazione. Come vedete, la nostra mission è appunto costruire l'eccellenza in modo sostenibile e innovativo. Qui vedete rappresentati i nostri valori verso tutti i nostri stakeholders, quindi non soltanto le persone che vogliamo portare a bordo e quindi far entrare nell'impresa Pizzarotti, ma anche l'ecosistema dei fornitori, dei clienti, quindi l'importanza di appunto creare dei valori che siano condivisi e diffusi all'interno di tutta la nostra filiera.
valori che alla base di tutto hanno un principio, cioè quello che le persone sono al centro, e le persone inteso anche come la sicurezza delle persone, trattandosi, come potete immaginare, di cantieri complessi, dove il tema della sicurezza per noi è fondamentale, anzi stressato, direi, in maniera veramente molto molto importante. Partendo da quelle che abbiamo voluto focalizzare questa presentazione su, legandolo al progetto, questo progetto è dedicato alle operation, cioè il graduate program, il programma ha l'obiettivo di selezionare un numero di persone da portare a bordo all'interno delle nostre commesse, quindi parliamo di progetti infrastrutturali, progetti di edilizia. Ho preparato, diciamo, una carrellata di commesse che non è esaustiva, ovviamente, di 110 anni di storia, quindi per chi vorrà potrà consultare sul nostro sito, diciamo, tutta diciamo, la quantità no, la mole di commesse, però abbiamo voluto rappresentare alcune di quelle più importanti in corso o già realizzate. Ad esempio, sarà capitato a qualcuno di voi di percorrere la bretella autostradale Brescia-Bergamo-Milano. Questo è uno dei nostri lavori. Ricordo quando sono entrata in Pizzarotti 10 anni fa, che era un cantiere in piena evoluzione, e mi ricordo che uno dei temi che avevamo dovuto affrontare era proprio l'inserimento di tanti giovani in tirocinio perché facessero proprio un percorso di formazione di tirocinio extracurricolare in cantiere. Questa adesso un progetto realizzato, un tratto autostradale aperto, quindi siamo appunto nella bretella di collegamento Brescia-Bergamo-Milano. Questo è un progetto ancora in corso, siamo sull'alta velocità, quindi un progetto ferroviario, collegherà appunto Milano e Verona. Qui vedrete poi, piccola descrizione, non abbiamo voluto farla troppo fitta perché insomma l'obiettivo era oggi dedicare il tempo alle testimonianze dei colleghi. Qui siamo a Portonovi, in Montenegro, cioè siamo in Montenegro. Questo progetto è un resort della catena One e Olli nel Mediterraneo. Siamo in un bellissimo paesaggio all'interno delle bocche di Cattaro, quindi è un complesso turistico con albergo, ristoranti e quant'altro. E in questo caso vi abbiamo aggiunto un video per portarvi un po' lì, portare anche lì voi. Ogni volta che vedo questo video penso quanto deve essere stato difficile lavorare in un contesto paesaggistico così complesso, durissimo. Ovviamente scherzo, è un posto meraviglioso e i colleghi, insomma, ci hanno sempre detto che effettivamente è stata una bellissima esperienza sotto tanti punti di vista. Qui è un progetto che risale agli anni 2000, lo abbiamo voluto inserire perché è iconica e perché appunto è un progetto di Fuxas. Questo anche per dire che i nostri progetti hanno, come dire, delle collaborazioni con diciamo, architetti di fama internazionale. Realizziamo opere che hanno evidentemente anche una valenza da un punto di vista architettonico e paesaggistico rilevante, ed è un'opera che, come vedete qui indicato, ha vinto anche appunto dei premi. Questo è un progetto recentissimo perché è stato acquisito a fine 2022, che è appunto il sottoattraversamento ferroviario della Firenze, stazione Firenze Belfiore.
e realizzeremo appunto il passante dell'alta velocità. Siamo già partiti, è già un cantiere a pieno regime, è partita la TBM a scavare la galleria e quindi questo è un cantiere dove per esempio uno dei colleghi del graduate program dell'anno scorso appunto sta svolgendo il suo percorso e quindi è inserito in questo bellissimo progetto molto molto importante. Siamo a Parigi, siamo sempre in ambito urbano e l'estensione appunto della linea 11, della linea 15 e anche della 4 e della 17, quindi metropolitana. E anche qui è stato appunto c'è stato l'utilizzo delle TBM, che appunto sono queste talpe, macchine che scavano le gallerie. Siamo in Guadalupe, come vi abbiamo detto nella slide sulle business unit, quindi infrastrutture, non solo viarie, trasporti, ma anche in questo caso ospedaliere. Siamo appunto in Guadalupe, in Centro America, in territorio francese, e dove ormai è giunto, direi, quasi alla fine. Anche in questo caso, uno dei colleghi, magari avrete avuto modo di vedere i video che abbiamo caricato su LinkedIn, Sofiane, appunto, è il collega che in questo momento in Guadalupe sta facendo la sua esperienza lì, ed è un progetto che oramai sta volgendo al termine. Kuwait City, qui stiamo realizzando appunto anche qui un progetto ospedaliero, un progetto enorme, molto importante. Vedete appunto la 780 posti letto, 27 sale operatorie, è un progetto appunto veramente molto molto importante per noi. Anche in questo caso siamo proprio alla fine. E anche qui vi abbiamo partato un video per portare anche voi lì con noi. Siamo a Monte Carlo, è un complesso di pregio, si chiama Petit Afrique. Anche questo è un progetto architettonicamente con un valore appunto per il contributo appunto di questo architetto brasiliano. E come dicevo, appunto, siamo a Monte Carlo. Siamo anche nel centro di Manhattan, a New York. Stiamo costruendo appunto un hotel, una struttura, come vedete qui indicato, di 100 metri di altezza e appunto predisporrà oltre 270 camere. Anche in questo caso, un progetto che sta volgendo ormai al termine. Concludo la carrellata, diciamo, delle commesse. Come vi dicevo, non è esaustivo perché insomma sono state tante, tantissime negli anni. Anche questo è un progetto iconico. Siamo nel centro di Belgrado, si chiama Kula Tower questo progetto. È un punto di riferimento perché è il più alto della regione, 168 metri, appunto una vista panoramica a mozzafiato, e anche qui vi portiamo con noi con un video.
Come dicevo, questa, diciamo, carrellata era anche l'occasione per rispondere forse ad una delle, diciamo, delle possibili risposte a che cosa trovare in una realtà come la nostra. Beh, sicuramente la possibilità di contribuire alla realizzazione di grandi opere come quelle che avete visto. Poter dire, io ho contribuito a realizzare un'autostrada, una metropolitana, un ospedale in un'area dove non c'erano ospedali e quindi la fierezza di poter dire io comunque facevo parte di quella commessa e ho potuto contribuire. Non c'è dubbio che quando dicevo all'inizio le persone sono al centro della nostra promessa valoriale, sta proprio nel fatto che non si possono realizzare grandi opere senza il contributo delle persone. Scusatemi, ma come il bello della diretta. Ti preoccupare Silvia. Nel frattempo approfitto io per ricordarvi, ragazzi, che ovviamente se avete qualche curiosità su tutti quei bei palazzi che abbiamo visto, potete anche chiederci, ovviamente, siamo qui apposta. Vai Silvia. Sfruttate anche il fatto che Sì. avete due ingegneri collegati, perché io Ecco. ingegnere non sono. Quindi non chiedete cose, diciamo, tecniche alle quali noi ci tiriamo indietro. Noi poniamo tantissima attenzione al tema della formazione del personale. Ogni anno noi elaboriamo una strategia di formazione e sviluppo e possiamo dire che è stratificata su una piattaforma di contenuti learning che sono di diffusione della cultura aziendale, corsi specifici per area tematica. Faccio un esempio, c'è stato un periodo in cui il tema del BIM era molto attuale, quindi molta della nostra formazione tecnica specialistica era orientata alle tematiche proprio del BIM. E valorizziamo tantissimo le competenze delle nostre persone, tant'è che abbiamo all'interno della nostra proposta quelle che chiamiamo accademie interne, dove appunto i responsabili, le responsabili delle varie funzioni dedicano tempo alle nostre persone e diffondono appunto il loro know-how su competenze specifiche. Ultimo, non per importanza, appunto lo sviluppo manageriale, perché si può crescere in azienda e l'obiettivo è quello di riconoscere gli alti potenziali e metterli poi nella condizione in prospettiva di ricoprire sempre maggiori responsabilità e di crescere all'interno dell'organizzazione. Queste sono alcune delle iniziative che noi abbiamo introdotto nel tempo, sono collaborazioni importanti. In corso in questo momento abbiamo una graduate, però diciamo una corporate academy in partnership con la SDA Bocconi, dedicata a 25, diciamo, talenti della nostra organizzazione, ma non è l'unica delle iniziative, come potete vedere, perché per esempio l'executive MBA o i percorsi di coaching vanno in quella direzione che vi dicevo prima, ossia riconoscere il potenziale e metterlo nella condizione di crescere nel corso del tempo del suo percorso in azienda. Importante il benessere. Adesso leggevo diciamo, nella nuvoletta la flessibilità piuttosto che appunto il benessere. Queste sono appunto alcune delle iniziative che noi abbiamo appunto messo in campo dal 2013 ad oggi. Io mi scuso, ma fortunatamente lascio la parola a Francesca. Ottimo, grazie Silvia. Innanzitutto colgo l'occasione anche di salutarvi, ringraziarvi. È noto con piacere che ci sono appunto delle persone di cui ho già ricevuto il curriculum, stiamo già iniziando a fare lo screening, quindi noto con piacere un forte interesse. Allora, il Graduate Program. Mi fa piacere ripercorrere con voi quelle che sono appunto i next step in termini di colloqui e soprattutto poi le fasi. Programma vero e proprio. Termine ultimo per inviare la candidatura sarà il 31 di gennaio e come è già successo ad alcuni dei posti dei presenti appunto che vedo oggi collegati, qualora il vostro curriculum, il vostro profilo sia rispondente rispetto ai requisiti dell'annuncio per il nostro graduate program, faremo un colloquio lato risorse umane telefonico di carattere conoscitivo, motivazionale, in cui anche voi potete apprendere maggiori informazioni se questo appunto è il percorso adatto a voi, e in caso di esito positivo, appunto, procedere con un colloquio di tipo tecnico che faremo da remoto utilizzando la piattaforma Teams, che presumo tutti voi conoscete e magari già utilizzate, appunto, in cui parteciperanno, oltre al lato risorse umane, anche due colleghi, appunto, di estrazione tecnica.
Per quanto invece riguarda la parte in basso di questa slide, quindi le fasi del progetto, appunto, come anticipato, abbiamo pianificato di partire con la fase di onboarding e formazione presso la sede di Parma circa ad aprile. Questa fase durerà 3 settimane in cui avrete l'opportunità appunto di immedesimarvi in impresa Pizzarotti, conoscere la nostra storia e valori e soprattutto, come anticipava Silvia, lato formazione, entrare in contatto con alcuni dei nostri colleghi che hanno appunto una seniority, un'esperienza importante, che possano appunto dare un loro contributo e passarvi una parte appunto delle loro competenze, del loro know-how, della loro esperienza. Quindi, dopo queste 3 settimane circa di onboarding, già da maggio 2024, appunto, potrebbe cominciare la vostra esperienza in cantiere, quindi contribuire, come diceva prima Silvia, alla realizzazione di un grande progetto infrastrutturale che sia in Italia o all'estero. In questa esperienza, parte fondamentale che abbiamo voluto replicare anche per quest'anno e che i colleghi Giada e Gabriele appunto stanno svolgendo, è il meccanismo della job rotation su questi 3 macro percorsi: ufficio tecnico, produzione, project control. Il tutto ovviamente in affiancamento a dei tutor esperti qualificati, e questo permettervi nelle condizioni appunto non solo di formarvi da un punto di vista di che cosa c'è dietro una realtà di cantiere, quindi va sotto vari ambiti, ma anche per darvi lo strumento per capire qual è la vostra area di forza, quali sono le vostre attitudini, e da lì poi partire con una definizione più precisa del vostro ruolo e quindi con una maggiore consapevolezza. Come vedete dalla linea del tempo, appunto, la prima esperienza di 12 mesi in cantiere, cosa succede ai termini di questi 12 mesi? Possono aprirsi due scenari. Potreste essere riconfermati, quindi una definizione del vostro ruolo presso la commessa attuale, o eventualmente anche potrebbe esserci un ricollocamento presso una nuova commessa, un nuovo cantiere, quindi di vedere una realtà e un progetto differenti. Questo è il graduate in brevissime parole. Ovviamente saremo più che felici di rispondere a vostre domande. Quindi lascerei la parola ai colleghi Giada e Gabriele, anzi parte Gabriele, mi correggo appunto, che possono dare raccontare la loro testimonianza e la loro esperienza. Posso partire? Vai, vai, Ok, Gabriele. buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Gabriel Stecchi, 26 anni, sono di Bolzano. Mi sono laureato in ingegneria civile triennale all'Università di Trento e poi mi sono spostato a Torino dove ho fatto la magistrale, sempre ingegneria civile, in specialistica strutture e infrastrutture. E fino qua niente di speciale, ma la vera domanda è come sono arrivato qua. Diciamo che durante l'università ho collaborato, ho lavorato un pochettino in qualche studio di progettazione e diciamo che mi sono reso conto che lo stare fisso davanti al computer 8 ore al giorno non era proprio la mia massima aspirazione, almeno in questo momento appena finiti gli studi. E quindi un po' per fortuna, un po' diciamo per caso, mi sono imbattuto appunto nella proposta dell'impresa Pizzarotti per il graduate program e ho avuto poi diciamo la fortuna di essere uno tra i selezionati. E appunto come è stato già accennato, all'inizio, quindi dopo tutta la parte, diciamo, dei colloqui, colloquio tecnico, eccetera, io insieme ad altri 16, tra cui c'era anche Giada che è con noi qui oggi, siamo stati il primo mese a Parma, che è stato un primo mese, diciamo, di infarinatura, chiamiamola, perché lì abbiamo potuto, a parte confrontarci fra di noi 17, quindi immaginatevi tutti quanti i ragazzi più o meno della stessa età che hanno più o meno percorsi simili, perché chiaramente parliamo sempre di posizioni da ingegnere piuttosto che architetto, insomma, tutti, però chiaramente tutte persone che vengono magari da diverse parti d'Italia, che hanno il loro trascorso, le loro esperienze, e quindi è stato molto stimolante potersi confrontare con ragazzi della mia età, diciamo. E con loro appunto abbiamo potuto poi entrare in quella che è quello che è, diciamo, il meccanismo, perché poi la mia impressione è stata questa, è un grosso meccanismo di un'impresa come l'impresa Pizzarotti, quindi un'impresa grande, un'impresa che fa insomma opere
infrastrutturali o strutturali che hanno comunque un certo peso a livello nazionale e internazionale, perché io appunto non sono in Italia, sono in Romania, e quindi riuscire a capire un po' qual è tutto il meccanismo e come funziona un'azienda di questo tipo e tutte le varie figure e tutte le persone che lavorano dietro a questa grande macchina, diciamo, perché poi io adesso sono in cantiere, ma so dopo il mese a Parma che comunque anche in sede ci sono un sacco di persone che lavorano e che fanno il loro lavoro per permettere a noi che siamo sul campo di fare quello che facciamo fondamentalmente. Quindi dopo questo primo mese purtroppo mi sono dovuto dividere dai miei colleghi e sono stato inviato qui in Romania. Io adesso sono sul cantiere della A7, l'autostrada A7. Vicino Bucarest, e al momento, come aveva accennato Silvia prima, appunto, il programma si sviluppa su questi tre pilastri, diciamo, quindi la produzione, il project control e l'ufficio tecnico. Io al momento sono nella produzione, in particolare mi occupo della produzione delle travi in calcestruzzo precompresso che produciamo qui in cantiere. E vengono poi utilizzate per le strutture da ponte che abbiamo qui appunto nell'autostrada. Ora, la cosa che probabilmente interessa di più è com'è lavorare in cantiere. Ecco, è un'esperienza molto, molto, molto formativa, molto stimolante. Infatti, come ho detto prima, io cercavo qualcosa del genere di stimolante, di dinamico, ed effettivamente l'esperienza del graduate, quindi poi l'esperienza in cantiere, è effettivamente così, perché appunto si viene a contatto con un sacco di persone, dall'ingegnere che lavora in Pizzarotti magari da 30 anni, ha un'esperienza che non riesco neanche a quantificare, magari al semplice operaio che però comunque anche lui magari ha 40 anni di esperienza e sa il fatto suo comunque per quello che fa. Quindi, insomma, se potessi dare in generale un consiglio per qualcuno che magari adesso si chiede com'è poi effettivamente entrare in un'impresa del genere, com'è poi andare in un cantiere, allora in generale è impattante all'inizio, perché chiaramente è un'esperienza a tutto tondo, però è un'esperienza che permette di imparare tantissimo. Perché se l'obiettivo principale è imparare una professione, questa esperienza, secondo me, lo permette al 100%. E quindi un consiglio che posso dare a qualcuno che magari poi si trovasse in futuro nella mia posizione è siate il più possibile umili, perché se non siete umili vi mangiano in cantiere, e soprattutto siate, diciamo, affamati dal punto di vista dell'apprendimento, perché qui venite a contatto in un cantiere con una miriade di persone, come dicevo prima, con tantissima esperienza che vi possono insegnare tantissimo, sotto tantissimi punti, non solo professionale, anche dal punto di vista personale e di vita. E quindi siate aperti, siate attivi, siate propositivi, non abbiate paura di sbagliare, perché è normale. Io sono qua adesso da 6 mesi e continuo comunque a fare un sacco di sbagli, ma è normale, così che si impara. E quindi sì, diciamo, siate il più possibile attivi e propensi a imparare e ad avere a che fare con le persone, anche quelle magari con cui non siete più a stretto contatto, o cercate comunque di spaziare anche al di fuori di quello che è magari il primo settore in cui verrete inseriti, ecco. Gabriele, grazie. Facciamo così, Giada, andiamo subito da te in modo tale da raccogliere poi tutte le domande dei partecipanti a margine dei vostri due interventi. Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti. Io sono Giada, ho 26 anni, vengo da Guidonia, vicino Roma. Io ho studiato alla Sapienza, ho studiato ingegneria civile, sia alla triennale che alla magistrale. In magistrale mi sono specializzata nell'indirizzo di geotecnica.
Finiti gli studi, io ho fatto una breve esperienza universitaria con assegni di ricerca e cose simili, e anche io un po' lì come Gabriel, insomma, ho pensato che magari l'esperienza di cantiere, provare un lavoro di questo tipo, potesse essere quello che faceva nel caso mio. Anche io un po' per caso, devo dire così, su LinkedIn ho trovato insomma, l'annuncio del graduate program, mi sono candidata e poi sono finita nel gruppo di ingegneri che sono stati scelti, di ingegneri e un architetto che sono stati scelti per l'anno scorso per questo programma. E, come ha detto Gabriel, mi rivedo molto nelle parole che ha detto dell'esperienza in sede a Parma, è stato un momento molto bello. Vabbè, per conoscere persone con un background simile e quindi vedere esperienze di altri ragazzi che magari venivano da altre atenee, da altre parti dell'Italia. Poi è anche molto bello il legame affettivo che ci lega, perché comunque siamo stati un mese insieme, abbiamo avuto modo di legare, quello ti fa sentire anche in un certo modo già parte dall'azienda, entrare in un gruppo e essere lì anche in sede, vedere un po' quella che è la realtà. Tutto ciò che c'è dietro un'impresa, perché noi siamo qui sul cantiere, ma solo perché c'è un supporto dalla sede. Comunque sono tutte delle realtà che collaborano, quindi vedere in sede varie figure che ci esponevano magari vari ruoli, varie attività, è propedeutico anche a quando si viene in cantiere, così si ha un po' un'idea di quali sono, quante sono le figure che partecipano alla realizzazione di un progetto. Io al momento mi trovo appunto come dicevo prima, su uno dei lotti del cantiere del Terzo Valico, quindi noi qui ci occupiamo della realizzazione di un'opera di galleria. Diciamo, per quanto mi riguarda, ho sempre voluto lavorare in sotterraneo, vengo dal mondo della geotecnica, quindi il mondo delle gallerie mi appassiona particolarmente. Il cantiere, come esperienza, è sicuramente molto impattante. Ad esempio, io vivo proprio nel campo base, quindi alla fine il cantiere diventa anche un po' una famiglia, perché si vive un po' con i colleghi, si vive la quotidianità. Questo è molto bello perché aiuta sicuramente a rafforzare sempre quel sentimento di appartenenza. Il lavoro ovviamente sono dei lavori impegnativi perché comunque si hanno tante responsabilità, giornate piene, ogni giorno c'è modo di imparare e la cosa è anche che non c'è molta variabilità. Ovviamente quando uno fa i progetti è tutto bello e poi si scontra con la realtà del dover realizzare e ci sono i problemi più disparati, si possono avere problemi di logistica, di realizzazione e ogni giorno un imprevisto nuovo, quindi bisogna essere anche pronti ad adattarsi e a non scoraggiarsi. Infatti questo, se posso dare, diciamo, un consiglio è quello di intraprendere esperienze di cantiere sicuramente in modo aperto, come diceva Gabriele, essere sempre umili perché è vero, si è a contatto con tantissimi ruoli, da chi è ai vertici, dai direttori di cantiere fino agli operai e ci si va ad interfacciare con tutte queste figure e da tutte queste è possibile apprendere qualcosa. Quindi sicuramente tanta umiltà, apertura mentale. E poi cercare sempre anche di prendere da tutti quelli che si hanno accanto. Io, ad esempio, nel mio caso, ho avuto anche modo qui di conoscere dei ragazzi che sono entrati anni fa con un percorso simile al graduate e ho avuto modo anche di parlare con loro. Mi ha fatto molto piacere sentire la loro esperienza, mi hanno dato dei consigli. E poi comunque la cosa bella del cantiere è che si ha sempre qualcuno che ci segue. In questi primi periodi noi siamo affiancati da varie figure in questo percorso e quindi, come diceva Gabriel, sì, si sbaglia, però fortunatamente c'è qualcuno pronto a spiegarti perché hai sbagliato, come dovevi fare e non vieni lasciato, insomma, lì, diciamo, a morire nei tuoi errori, a cercare di capire. Quindi c'è questo mentoring costante che poi aiuta a crescere.
e poi l'ottica anche di poter cambiare ufficio, di fare questa job rotation o comunque anche di fare magari dei ruoli più trasversali, magari aiuta tanto soprattutto persone come me, ad esempio, che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro e che sognano sì l'esperienza del cantiere, però magari non sanno di preciso cosa vogliono fare, e così si ha la possibilità di vedere più ruoli, più aspetti, e ci si fa anche un'idea. E quindi il fatto che la proposta sia flessibile aiuta anche i ragazzi nella scelta o comunque nel capire qual è il ruolo più adatto. E quindi diciamo che in breve io consiglio il graduate perché sicuramente è una bellissima esperienza quella di poter entrare a far parte di una realtà così grande, perché innanzitutto avete visto tutte le opere che sono state realizzate, le opere che stiamo realizzando. E comunque, come diceva anche Silvia prima, il senso di appartenenza, del poter contribuire alla realizzazione di un'opera grande, importante, che avrà comunque un impatto sulla società, che potrà aiutare qualcuno. Alla fine, io da ingegnere civile, noi progettiamo opere, le realizziamo per la società, per tutti. Quindi, ad esempio, nel mio caso, poter partecipare alla realizzazione di quest'opera ferroviaria mi dà un senso di soddisfazione che mi. Insomma, è quello che volevo fare. E niente, consiglio a tutti, innanzitutto direi che consiglio a tutti gli ingegneri un'esperienza di cantiere, perché veramente è una bella cosa, perché vedere le cose sui libri, studiarle è un conto, e poi quando ci se le ritrova davanti è diverso, soprattutto perché spesso, magari nei corsi universitari, anche la parte di gestione del cantiere, metodologie di scavo, di costruzione, magari non viene troppo vista nel dettaglio. E invece in questo modo si ha proprio l'opportunità di andare e toccarla con mano. E poi è un'esperienza che sicuramente fa crescere e che dà tanto. Allora, io direi super Giada, nel senso si vede che ti piace un sacco quello che fai. Io direi che l'unica cosa che manca in tutto questo discorso è il link per candidarvi al Graduate Program. Allora, faccio così, io adesso pubblico nella chat, eccolo qui, il link che potete raggiungere, cliccare per inviare la vostra candidatura. E, Silvia, prima di passare al Q&A abbiamo le 3 domande, Sì, giusto? io nel frattempo sono riemersa, stavo per morire in diretta, sarebbe stata una di quelle cose proprio da Oh condividere. mamma, no, dai. Sta soffrendo in diretta, ringrazio Francesca per il salvataggio preziosissimo e ringrazio Giada e Gabriel perché sono state due testimonianze molto molto belle, molto spontanee, quindi e ovviamente a tutti. Diciamo, voi collegati avrete modo certamente di contattarli se volete sui social per avere magari se avete qualche domanda che magari vi viene in un secondo momento. Aggiungo una cosa forse importante prima di passare ai sondaggi, non lo abbiamo forse detto, ma lo abbiamo certamente scritto nell'annuncio, sia i ragazzi, diciamo, del graduate del 2023, ma anche in questa edizione. Noi inseriremo con un contratto a tempo indeterminato già da subito, quindi già il mese, poco meno di un mese a Parma, in realtà sarete contrattualizzate, le persone insomma, che poi andremo a selezionare saranno contrattualizzate da subito con un contratto a tempo indeterminato, perché è la strada che abbiamo scelto per tenere ovviamente le persone ingaggiate su questo progetto. Motivate, non avere altre preoccupazioni di nessun tipo, e quindi quello che dovete metterci voi è solo tanta motivazione, tanto impegno, tanta curiosità, al resto ci pensiamo tutto noi, quindi non dovete avere altre preoccupazioni. L'unica cosa che vi chiediamo sostanzialmente è invece di rispondere alla seconda parte del sondaggio, che poi sostanzialmente riprende un po' la seconda parte della diretta di oggi. E quindi, alla luce delle testimonianze, anche alla luce delle testimonianze di Giada e di Gabriel, raccontateci un po' le vostre impressioni sull'iniziativa, sul percorso in cantiere e anche sulle 3 competenze che vi abbiamo inserito. Beh, Silvia, io direi che per quanto riguarda la prima delle 3 domande, Sta crescendo. percentuale ideale, 93% di sì, siamo 94 adesso.
Non hanno risposto ancora tutti, diamogli No, perché ancora sì, qualche. esatto. Anche i no sono utilissimi per capire su cosa non ha convinto, che cosa. Esatto, magari facciamo O così, cosa, i anche no, cosa spaventa, no? Perché magari certo. possiamo fugare qualche dubbio, qualche preoccupazione e insomma è anche per noi molto bello, per esempio, vedere una bella partecipazione di ragazze perché vogliamo assolutamente sfatare questo mito del cantiere ad appannaggio del genere maschile, quando invece in realtà vogliamo spingere sempre più per una presenza in cantiere di donne che possano crescere anche in ruoli gestionali e manageriali nei cantieri, e quindi noi ci impegniamo per rendere, insomma, questi progetti sempre più inclusivi, ma anche i cantieri sempre più inclusivi. La percentuale è rimasta molto molto alta, 32 sì e 2 no. E per la seconda domanda, ottimo, tanta tanta motivazione. Percentuali molto vicine invece nell'ultima, la domanda sulle competenze. Nella platea quindi c'è tanta tanta gente che insomma per riconoscere meglio ambito produzione, servizi tecnici e poi project control, quindi ottimo. E nel frattempo, Silvia, Veronica vi chiede se può candidarsi anche se non ha esperienze lavorative pregresse. Assolutamente sì, questo è un graduate dedicato a studenti, addirittura lo scorso anno abbiamo inserito laureandi, quindi ragazzi che dovevano ancora laurearsi, e quindi non è richiesta alcuna esperienza. Benissimo. E quindi assolutamente. E secondo me è utile anche aggiungere questo elemento, immagino che una delle... Io mi sono già candidato, sappiatelo, grazie. Quindi arriveremo a breve con la fase successiva che vi ha raccontato Francesca del contatto da parte sua e poi del colloquio tecnico. Sappiate che i tecnici fanno domande strane da tecnici che capite solo voi. Non so, Gabriel, Giada, se voi Ma avete avuto domande strane, non è vero, dai, ma una adesso di quelle. così sembra che fanno chissà che domanda incredibile, che uno Allora, gli io vi ansia. consiglio, allora, vi do un consiglio, e questo è il consiglio da recruiter per prepararsi ai colloqui. Preparatevi sul peso del calcestruzzo armato col ferro, per piacere, perché ve lo chiedono, io non so la risposta, però studiate perché ve la chiedono, quindi, A me non oppure, l'hanno chiesto, però va bene. vedi, Va ma sai bene. rispondere? Ha voglia, eh? Le faccio le bravi, A non un sono certo punto è brutto. saltato fuori un plinto che non so dov'è che dovevano mettere sto plinto, per cui io annuisco e... Silvia riporta e Esatto. vi dà anche un bel suggerimento. Nel frattempo, Claudia, che scrive: anch'io mi sono già candidata e trovo questa iniziativa molto molto interessante. Claudia, in bocca al lupo, dai, mi raccomando. Sì, con Claudia ci siamo già scritte, ci siamo incontrate a Torino, giusto, Claudia? Io avevo 39 di febbre quel giorno, non so se ho infettato qualcuno, l'ho saputo al rientro, mi dispiace, però c'ero. E, no, l'altra cosa utile secondo me da dire è Gabriele e Giada, e lo potete certamente confermare, che è vero che loro sulla destinazione non hanno potuto, perché io immagino che uno dei temi che spaventa di più è quello della destinazione, no? Perché se uno vede dove siamo nel mondo, vede il Camerun, vede paesi, insomma, allora sappiate che su questo grafico, fermo restando che noi siamo un'impresa di costruzione che realizza opere nel mondo, quindi siamo in Camerun, come siamo a New York, come siamo in Montenegro, come siamo in Serbia, per cui chi sceglie di far parte di una realtà come la nostra sceglie anche questa, fatemi dire, questa opportunità di essere oggi in un paese magari più facilmente vivibile, altre volte no. Però noi sappiamo per i graduate del 2024, in realtà le destinazioni saranno Romania e Francia, dove Francia si può intendere anche il Centro America, diciamo, nei paesi come avete visto della Guadalupe, perché abbiamo avuto una recente acquisizione. Quindi per il 2024 non prevediamo altre destinazioni, diciamo, però è chiaro che non può essere esclusivo, no? Cioè, se decidi di far parte di un progetto, di una realtà come questa, oggi sei qui, domani sei da un'altra parte. Però quello che abbiamo cercato di assecondare con i colleghi dello scorso anno è quello un po' di intercettare le loro desiderata,
E poi è stato molto simpatico perché quando c'è stato il momento delle assegnazioni, loro avevano già costruito un file Excel, avevano fatto un toto scommesse sulle destinazioni e cioè, ormai li avevamo praticamente assecondati tutti. Forse c'è stato solo un caso, ma che è molto molto resiliente. Fatto. Quindi loro avevano creato tutto un sistema da ingegneri, perché va detto, perché queste cose le fanno solo loro, e quindi poi c'era una classifica, insomma, una roba. Però vi abbiamo secondati, Gabriel. Possiamo dire che tu c'avevi già il libro di lingua rumena in aula, cioè, non so, avevi Ma già quello l'ho preso comprato. dopo. Gabriel, ma tu prevedi il futuro o cosa? No, 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 purtroppo no. No, no, siamo stati assecondati, Beh, questa è una cosa positiva. Questa è una cosa Sì, molto lo voglio positiva. dire perché credo che uno dei timori sulla paura della destinazione del cantiere è dove mi mandano. Allora, in Italia siamo dalla Sicilia a San Vito al Tagliamento, quindi tutto quello che c'è l'Italia nel mezzo. Abbiamo agevolato i due ragazzi che dovevano laurearsi ancora perché dovevamo appunto facilitare loro il conseguimento del titolo, quindi sono andati nelle commesse vicine e si sono laureati. E quindi, insomma, non siamo cattivi, cerchiamo di venire incontro alle esigenze aziendali, ma in qualche modo anche ascoltare le vostre esigenze. Allora, c'è una domanda di Bernardo. Guarda, Bernardo, io ti attivo il microfono, così se vuoi puoi partecipare alla chiacchierata insieme a noi. Dimmi pure, altrimenti la leggo io. No, grazie, volentieri. Ciao Bernardo. Grazie. Ciao. No, ho saputo di questa iniziativa da parte di un'amica che lavorava in Pizzarotti, che ha lavorato in Pizzarotti per tanti anni, e quindi mi ha detto prova a sentire un po' anche testimonianze, le analisi e tutto il resto. Quindi niente, in realtà ero interessato a sapere se vi erano state candidature da parte di geofisici o geologi in generale in passato e come viene vista questa cosa, comunque in generale si è cercata anche figure di questo tipo, ecco. Io mi trovo ora a Trieste a finire la magistrale, quindi quest'anno sicuramente non potrò far parte del programma. Nel caso ci fosse anche l'anno prossimo, molto volentieri. Allora, rispondo sulla. L'anno scorso non avevamo inserito la laurea in geologia, tant'è che il progetto si chiamava Field Engineer Graduate Program, la sua origine. E poi abbiamo inserito un architetto e quindi abbiamo capito che l'ingegner ci faceva un po', perché noi ogni anno ci dovevamo trovare l'elemento. E quest'anno abbiamo detto allora lo replichiamo, manteniamo field engineer, ma no, cerchiamo anche geology e quindi è diventato il graduate program punto. Quindi senza titoli né engineer né nient'altro. E da quest'anno abbiamo inserito anche la selezione per i geologi. Perché? Perché in questo momento i progetti in Italia, in particolare parliamo di infrastrutture. Come principalmente progetti ferroviari, c'è tanto scavo di appunto gallerie di sotterraneo ed è una figura che evidentemente ha, insomma, ha delle implicazioni, no? Quindi può essere una opportunità. È chiaro che fatto 20 il numero di persone che andremo ad inserire, è chiaro che la maggior parte sarà figure. Ingegneri, credo che ci sia stata una domanda relativa agli ingegneri gestionali, poi arriviamo anche a quella. Abbiamo inserito le classi di lauree alle quali siamo interessati, sono meccanici, civili, tutte le declinazioni dell'ingegneria civile e poi appunto anche i geologi. Quindi da quest'anno abbiamo inserito anche questa figura. Se ci sarà il prossimo anno, non lo so. Non so Bernardo, quando hai previsto tu la laurea e se sarai. Sì, no, 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 grazie mille per tutte le spiegazioni. Comunque, probabilmente per l'anno, anzi, sicuramente per l'anno prossimo, essendo Ok. ancora un po' lontano, però insomma, ci farò un pensiero. Grazie mille per tutte Prego, il prego. Ottimo. chiarimento. Allora, rispondiamo al volo anche a Luca, che opportunità ci sono per ingegneri gestionali? E allora, questo graduate program non ha previsto l'inserimento degli ingegneri gestionali in commessa perché ha diciamo, questo focus sui tre pillars, quindi produzione, servizi tecnici. E project control, che per noi project control vuol dire planning, cost control e contabilità lavori,
ha una, diciamo, quantomeno richiede una competenza di base molto forte che è tipica o di un'estrazione appunto ingegneristica nell'ambito civile o alcuni temi addirittura diciamo la scuola per geometri, però questo è un profilo per laureati. Quindi confrontandoci con il nostro operation l'anno scorso avevamo provato ad inserire appunto gli ingegneri gestionali. Ma evidentemente c'è un gap di competenze di base che sono un po', come dire, l'unica richiesta che noi facciamo, non ci serve l'esperienza, non ci serve, però le competenze di base, Chiaro. il famoso peso del calcestruzzo, insomma, no? Quindi questo un po' ci portiamo dietro questo retaggio. E invece Claudia vi chiede, dopo quanto tempo dal colloquio tecnico si ha un feedback? Bah, allora, noi abbiamo traguardo di inserire entro, diciamo, fine marzo, più tardi inizio aprile. E quindi l'idea è, fatta questa sessione in diretta, di aspettare comunque il 31, perché noi abbiamo lasciato aperte le iscrizioni, quindi fino al 31 si può aderire. Quindi il mese di febbraio sarà il mese dei colloqui, al più tardi, i primi di marzo, dobbiamo finalizzare, diciamo, l'aula. L'aula, perché appunto il mese a Parma, poco meno di un mese, richiede comunque uno sforzo organizzativo dell'headquarter, trovare gli alloggi, non so se l'abbiamo detto Francesca, ma magari lo ripetiamo, per il mese a Parma ovviamente voi non vi dovrete preoccupare del dove stare perché l'alloggio lo procura l'azienda e quindi in quel periodo insomma c'è un supporto dell'azienda che quindi vi dà la struttura dove stare per quel periodo. Allora, guarda Simone, io ti attivo l'audio perché lo so che tu vuoi fare questa domanda con la tua voce, vuoi partecipare assolutamente. Dai, Adesso gira. la risposta la cedo però, eh. Vai. Aia, aia, Brutta domanda, ma che va vai, vai, fatta Simone. perché è così di solito. No, più che altro per questo tipo, diciamo, di programma, perché non ho mai partecipato a un programma del genere. C'è la percentuale di scelta magari tra architetti e ingegneri, perché molto spesso, diciamo, anche parlando con amici e quant'altro, per le grandi infrastrutture soprattutto viene magari preferito l'ingegnere e non l'architetto. Quindi, cioè, quali possibilità possano esserci, magari qual è la percentuale delle due tipologie di professionista per questo? Voglio essere, diciamo, vera, no? Ti chiedo, perché c'è un ritorno di audio, grazie. Voglio essere sincera parlando molto liberamente con numeri alla mano. Lo scorso anno erano 17, di cui un architetto. Quindi è chiaro che questo è già una risposta, no? È un graduate program fortemente spostato sui profili ingegneristici. Questo perché quello che le direzioni generali ci chiedono come competenze per realizzare le grandi opere. Importante da dire, noi non progettiamo, noi siamo un general contractor, quindi demandiamo agli studi esterni la progettazione. Quindi se è vero che non abbiamo architetti interni alla nostra organizzazione, se non contati veramente sul palmo di una mano, collaboriamo con gli studi esterni di progettazione e quindi il nostro, come dire, contributo da un punto di vista di progettazione architettonica arriva dall'interazione con lo studio, la stazione di Belfiore ha è una struttura appunto progettata da Norman Foster, vuol dire che i nostri interagiranno con lo studio di Norman Foster che ha progettato la copertura della stazione. Però è chiaro che l'architetto è meno presente all'interno dei nostri cantieri. Ce ne sono, ma in percentuale direi che è totalmente quasi del tutto spostato verso gli ingegneri. Salvo ovviamente l'ingegneria edili e architettura, che è un po' questo ibrido, no, tra la facoltà di architettura pura e l'ingegneria edile, per cui l'anno scorso erano tanti edili architetti, vero Francesca e Gabriel? Insomma, erano. Sì, confermo. Sì, erano la maggioranza, anzi, eravamo meno civili che dell'architettura, eravamo pochi civili. Sì, c'era un ingegnere meccanico, perché per Ingegnere esempio. meccanico, oddio, un altro che adesso non mi viene in mente,
E poi di civili c'eravamo io, Giada e altri due, quindi eravamo quattro in totale, proprio civili, civili, poi ognuno con la No, sua specialità. Cosa? Altri altri tre. tre? Ah, hai ragione, sì, è vero, è vero. Vabbè, però comunque sì, la maggior parte erano tutti, quasi tutti di architettura, sì. Simone, ci dispiace, però noi gli intenti li abbiamo dichiarati, nell'annuncio sono specificate Ho attivato il microfono, Simone, se vuoi puoi Basta. risponderci. Aspetta, fai pure, eccoci. No, no, non c'è niente da rispondere, era in chat, Va purtroppo. bene. Brutto da sentire, però ci sta. Allora, invece, grazie Simone, invece Stefano chiede un'esperienza lavorativa di circa un anno, è invece un problema? E poi vi ringrazia per la vostra disponibilità. Di solo un anno? Stefano, ti attivo l'audio così puoi raccontarci anche tu. Sì, ciao, piacere. Ciao. Sì, praticamente ho un'esperienza in uno studio di progettazione di circa un anno. Ah, che tu hai un'esperienza di un anno. Esatto, sì. Io ho capito che se fosse solo un'esperienza di un anno. No, 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 sì. noi non, come abbiamo detto, per noi l'esperienza non è un on-off rispetto all'adesione. Quindi, così come abbiamo inserito ragazzi che dovevano veramente ancora laurearsi, dovevano ancora finire di scrivere la tesi, non abbiamo, diciamo, preclusione su. Gabriele anche veniva da uno studio di progettazione, no? Quindi è un'esperienza molto molto simile. E comprendiamo che fatta un'esperienza in uno studio di progettazione, se abbia voglia, visto che siete giovani, anche di fare un'esperienza sul campo. Esatto, proprio questo. Ovviamente parliamo di progetti che hanno un arco temporale di esecuzione importante. Il progetto della Napoli-Bari, probabilmente ci vorranno ancora 7 anni per finirlo, quindi parliamo di infrastrutture che non si realizzano in una manciata di mesi, quindi nel momento in cui approcci ad un progetto sai anche che è vero che l'azienda può chiederti nel tempo di andare su un altro progetto, però sono progetti lunghi che hanno una durata appunto di esecuzione di svariati anni. Perfetto, chiarissima, grazie. Prego. A te, Stefano. Allora, dai, che bello comunque vedere tante, tante domande, tante Non siete curiosità. timidi, esatto, non siete timidi, Esatto, cogliete sì, l'occasione. sono d'accordissimo. Vediamo se arriva qualche altra domanda. Nel frattempo, ah, eccola, eccola. Rosario, allora, ho una laurea in scienze agrarie, ma mi affascina questo percorso. Ci potrebbe essere qualche possibilità? Nella sincerità che mi contraddistingue, poi da HR non potrei essere diversamente, devo essere, no, sincera. È un percorso di studi che non ha una attinenza, parliamo dell'esecuzione della grande opera, cioè quindi quello che avete visto e quello che Giada e Gabriel vi hanno raccontato. E voglio anche aggiungere un elemento. Questo progetto, siccome Giada diceva, ho avuto l'opportunità di conoscere colleghi un po' più grandi di me, ma comunque giovani che erano entrati in graduate precedenti. Noi abbiamo fatto un graduate nel 2016 e nel 2017. Quel graduate rispetto a quello di adesso non aveva, diciamo, la job rotation. Quindi noi abbiamo inserito delle persone che hanno avuto un'assegnazione di ruolo. Nel tempo ci siamo accorti che forse questa forzatura non aiutava. E allora l'idea della job rotation per permettere ai ragazzi in 2 anni di scoprire il loro potenziale. Ma è ovvio che questi progetti alla base cosa c'hanno? Una commitment molto forte delle operation. Cioè, noi abbiamo scritto a tavolino questo progetto confrontandoci con i due direttori generali Italia Estero. Sono loro a dirci di che cosa c'è bisogno in termini di competenze tecniche per realizzare i progetti, di far parte di questo progetto. Evidentemente, insomma, fermo restando che poi, voglio dire, non è un concetto assoluto, però dovendo poi selezionare solo 20 persone, perché è bello vedere oggi collegate 60 persone, ma noi siamo consapevoli del fatto di poterne portare a bordo solo 20 e quindi dobbiamo anche andare a, come dire, a focalizzarci su quelle competenze che sono state definite come necessarie da possedere almeno da un punto di vista teorico, di percorso di studi e quant'altro.
Allora, Adeline chiede, buonasera, prevedo di laurearmi in ingegneria edile architettura ad ottobre del 2024, quindi quest'anno rientro tra i potenziali candidati? Sì, se riesci ovviamente a gestire eventuali ancora esami da dover fare o presenza perché dal momento in cui sottoscrivi un contratto a tempo indeterminato, che a tutti gli effetti è un contratto, devi garantire ovviamente la presenza e nel mese a Parma e sulla destinazione. Quindi se ti mancano degli esami, devi fare la tesi che prevede degli incontri frequenti con il relatore. Probabilmente mal si sposa con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiede delle presenze. Giusto. Allora, come vi dicevo prima di salutarci e di ringraziare anche gli speaker, mi premeva fare un po' un recap, perché noi di Joiners che cosa facciamo? Domani inviamo una mail a tutti voi che avete partecipato con il link per recuperare la registrazione, così potrete recuperare qualsiasi passaggio, risposte alle domande che ci sono arrivate, e poi vi lasciamo anche ovviamente il link per candidarvi, così avete tutto in una mail. Un unico posto, le cose importanti sono lì, poi a voi non resta sostanzialmente che candidarvi per diventare colleghi di Gabriele, di Giada, di Silvia e di Francesca. Non vediamo l'ora. Ecco, giusto, corretto. Allora, facciamo così, io non vedo altre domande, direi che abbiamo detto tutto. Silvia, Francesca, ditemi voi. Vai Francesca, cosa aggiungiamo? Che non vedi l'ora di ricevere tutte le loro candidature? Esatto. No, come dicevo all'inizio, vedo già dei volti, dei nomi che ho già visto e mi fa molto, molto, molto piacere. E poi mi farà piacere, Giuseppe, se ci condividi la famosa nuvoletta. E Certo, alcune parole mi sì. sono rimaste particolarmente impresse. Arriva, arriva, arriva. In realtà penso siano un bellissimo riassunto di quello che in realtà è proprio anche il graduate, perché ho letto fiducia e sicuramente il fatto che Impresa Pizzarotti, appunto, metta a disposizione questa opportunità anche a persone laureate da poco, addirittura si devono laureare con poca esperienza, anche questo è appunto un atto di fiducia, un investimento che cerca di fare appunto su dei giovani talenti, insomma, da far crescere, da formare in azienda. Ho letto flessibilità, ho letto dinamicità e quindi sono tutte delle caratteristiche appunto che contraddistinguono, come poi hanno confermato Giada e Gabriel, che assolutamente ringrazio per il loro intervento perché la loro testimonianza, cioè insomma, Gabriele e Giada sono tutti questi ragazzi, ragazze connesse un anno fa, quindi appunto che possono riconoscersi in loro e che hanno raccontato in modo ineccepibile appunto la loro esperienza e ne sono ovviamente grata. Guarda, Francesca, grazie a te. Trovi nella chat lo screenshot che ho appena fatto A con la posto. nuvoletta, con collaborazione grandissimo al centro e crescita. Ah, sei tu qua su? Sì, sto io, Simo. E crescita. Eccoci Certo. qua. Un po' più piccolino, però forse sono tra le parole che racchiudono un po' il percorso. Vedo Gabriel e Giada così felici dopo un po' di tempo di raccontarci la loro crescita in Impresa Pizzarotti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo e alla prossima. Silvia, Francesca, grazie mille per il vostro tempo. Giada, Gabriele, in bocca al lupo a voi per il vostro prosieguo in Impresa Pizzarotti. Grazie mille, Grazie, grazie a tutti. ciao. È davvero prezioso. Grazie mille, grazie a tutti per Alla qualsiasi cosa prossima, ci ti vediamo qui. trovate. Ciao, Ciao, buona grazie. serata. Ciao, ciao.